Bentornati ad almeno due pagine al giorno. In questa seconda parte della nostra rassegna stampa culturale quotidiana, dove spesso e volentieri inseriamo interviste, io sono molto contento di ridare il benvenuto e di tornare a conversare con Paola Cereda in collegamento con noi. Ciao Paola, buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno a tutte e tutti. Un piacere ritrovarti e ritrovarvi. Sono veramente molto contento anch'io di ritrovarti per parlare con te di un progetto molto interessante di cui abbiamo dato notizia un paio di giorni fa all'interno di almeno due pagine al giorno, e cioè la 22esima edizione del progetto del Salone del Libro Adotta uno scrittore, 40 autori in 40 scuole. Appena ho visto il tuo nome, te lo dicevo anche poco fa fuori onda, perché è sempre un piacere incrociare te e le cose che fai, anche i tuoi libri, tra l'altro, insomma, fammi fare il ruffiano perché ne ho un paio, guarda caso, due dei tanti che tu hai scritto qui sul mio tavolo: La figlia del ferro e Quella metà di noi, che è uno dei due libri che vengono coinvolti dentro il tuo progetto. Giulio Perone editore, detto fuori dai denti ai nostri ascoltatori e spettatori, leggete Paola Cereda perché è una grande esperienza letteraria. Allora Paola, intanto sei coinvolta in questo progetto e mi dicevi, insomma, in realtà che il tuo coinvolgimento è un coinvolgimento che, insomma, riguarda un luogo, diciamo, complicato, quale quello delle carceri. Ce ne vuoi parlare? Sì, mi fa molto piacere quest'anno essere presente ad Adotta uno scrittore, e ciascuno di noi, ciascun scrittore farà un percorso di tre incontri all'interno di una scuola, e io sono stata assegnata al CPIA di Ivrea, che sta all'interno proprio del carcere. Perciò inizierò in questi mesi fino a maggio un'esperienza di dialogo e di incontro con questi ragazzi. Partiremo dai libri, sicuramente sono stati selezionati tra i miei romanzi Quella metà di noi e Le tre notti dell'abbondanza. Però, come sai, non è tanto il portare il libro, il leggere il libro, anche se le storie restano all'interno del progetto come punti, naturalmente, e stimoli principali, ma è soprattutto poi avviare un cammino che ruota attorno al bisogno di leggere, il piacere di leggere e soprattutto alla relazione. Io spero che possano essere tre incontri in cui nasca una buona relazione con questi ragazzi e un sano appetito davanti alle storie. Un sano appetito davanti alle storie dentro, dicevamo, un luogo molto complicato. Intanto voglio dare anche un'indicazione: CPA sta per Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, se non sbaglio, no? E coinvolgere, come dire, i lettori, e sono dei lettori, diciamo, anche particolari, se vogliamo, perché sono in restrizione della libertà individuale, insomma, nel carcere, e quantomeno una sfida, ecco, diciamo così, perché, insomma, ci puoi aiutare a capire, a inquadrare se possibile il progetto, a capire, insomma, di che tipo sarà il tuo lavoro a Ivrea? Allora, innanzitutto il CPIA è una realtà complessa già di per sé, certo, e all'interno di un carcere ancora di più. Non parliamo soltanto di adulti in formazione che vogliono arrivare a conseguire il diploma di terza media, ma anche di persone giovani o meno giovani che devono fare magari un percorso di alfabetizzazione, per cui già sono due cose diverse: da una parte studenti che appunto prenderanno la terza media, dall'altra parte un'alfabetizzazione, cioè un avvicinamento alla lingua italiana. Molti di questi ragazzi infatti sono stranieri, a maggior ragione quando si lavora con ragazzi, studenti che stanno facendo un percorso di alfabetizzazione, bisogna adottare delle strategie, delle metodologie che sono anche molto vicine al piacere delle parole, al fare un po' giocare con le parole prima di arrivare alla trama, alla storia in sé, anche proprio un po' il masticare parole per il piacere di avvicinarsi ad un'altra lingua, ed è quello che faremo. Sarà anche una parte di gioco, in questo mi sarà molto utile, credo e spero, anche la mia esperienza, che ormai da più di 20 anni unisce la letteratura e la narrazione, anche però con un lavoro profondo nel sociale e anche specialmente magari in quartieri dove l'intercultura non è un punto di arrivo ma è il punto di partenza. Certo, torneremo anche tra poco sul tuo lavoro anche quotidiano, però insomma si parte dalle tre
Notti dell'Abbondanza, uscito per Giulio Perrone Editore nel 2020. Quella metà di noi, sempre Perrone Editore 2019, ovviamente i partecipanti a questo laboratorio dovranno prima leggere i tuoi libri, o è una precondizione non necessaria, diciamo, Paolo? Dovranno leggere i libri, oppure anche insieme al professore e alle professoresse raccontare libri, ascoltare libri, perché il libro può essere appunto letto, oppure ci si può avvicinare in un'altra maniera, cioè andando a leggere a voce alta insieme pezzi di quel libro, raccontando storie. Un libro non è mai un insieme di fogli di carta, è sempre una possibilità di incontro, e ci sono tanti modi di approcciare quel libro, per cui a seconda anche del livello di italiano si useranno strategie diverse. Infatti a breve avremo anche un incontro con le professoresse per capire come organizzare questo percorso insieme. Tra l'altro all'interno del CPA e del carcere, a dire la verità, di Ivrea c'è anche una rivista che viene portata avanti anche da un'associazione di volontari, e molto probabilmente una parte del percorso sarà fatto anche con i ragazzi che portano avanti la rivista, che avranno l'opportunità di lavorare insieme a me sia sulla produzione, sia sulla narrazione, che sulla produzione anche di piccoli racconti. Certo, Paolo, vorrei farti una domanda della quale, insomma, non ne sono molto convinto, però insomma può suonare anche molto retorico. È possibile, cioè, qual è la capacità di cambiamento, se vogliamo, no? della letteratura, se vogliamo, no? O della lettura in generale, o della scrittura dentro luoghi così complessi come le carceri? Cioè, esiste una possibilità, diciamo, anche di cambiamento attraverso la lettura? La lettura, la scrittura aiutano, come dire, un possibile cambiamento, oppure sono semplicemente un povero illuso, Paola Cereda? No, non si è affatto un povero illuso, perché se partiamo dalla differenza tra gli esseri viventi e gli esseri umani da quando nascono a quando muoiono fanno una cosa ben specifica: si raccontano storie. Certo. Lo fanno sempre, raccontano storie a se stessi per trovare il proprio posto nel mondo, ma anche agli altri. Anche solo il chiederti come stai è un raccontarci storie. Per cui se noi riusciamo anche a cambiare le storie che raccontiamo e ci raccontiamo, ad ampliare il nostro vocabolario. Diceva Don DeLillo in Underworld che le parole si imparano a memoria, perché le idee non si imparano a memoria. Certo. Per cui la lettura, la scrittura aumentano il nostro vocabolario, la nostra possibilità di raccontare storie e quindi anche di produrre delle idee. Mi piace pensare che soprattutto in luoghi, diciamo, dove la libertà ha un senso pieno, quanto è importante lo spazio del possibile, che è proprio la scrittura. Io ai ragazzi dico sempre, quando lavoriamo insieme sullo scrivere o sul recitare, che l'arte non è lo spazio del giusto o sbagliato, è lo spazio del possibile. E ecco perché è così uno spazio di libertà, di sperimentazione, e mi viene da dire anche di gioia, perché quando si legge, si scrive, si impara, si esplorano altri mondi, beh, quello è anche un andare oltre qui e ora. Si dice che la cultura sia ciò che resta dopo che si è dimenticato. Ecco, e questo cosa significa? Significa che noi possiamo mandare giù tutte le nozioni che vogliamo, ma alla fine quello che veramente fa cultura è la capacità di rielaborare pensieri e quello che ci accade nel momento. Questo le storie lo fanno, questo i libri lo fanno, in qualsiasi contesto. Allora, se l'appuntamento finale sarà il 13 maggio all'interno della giornata conclusiva della 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme i compagni di viaggio, diciamo, di Paola Cereda sono Annalisa Camilli, Lorenza Gentile, Alessandro Mari, Marco Magnone e Giorgio Scianna, questo progetto in realtà comincia adesso, no? Comincia a febbraio e si svolgerà fino a maggio, con una cadenza di incontri, o dovrete, come dire, accumulare gli appuntamenti diciamo periodicamente, Paola? Saranno tre incontri e okay. Sono ancora da stabilire, anche perché sai che per entrare poi ci vogliono determinati giorni per il permesso, eccetera, però saranno tre incontri molto probabilmente di lunedì.
di lunedì. Allora, intanto, Paola, per questo buon lavoro e in bocca al lupo, insomma, per questo bellissimo progetto, ma per venire, diciamo, anche alla tua attività quotidiana, perché, insomma, voglio aggiungere anche che Paola Cereda collabora con la SAI, no? Con l'Associazione di Animazione Interculturale a Torino, e cura la regia della compagnia teatrale integrata SAI e la parte artistica di numerosi progetti sociali. C'è un progetto di cui mi parlavi poco fa anche fuori onda che mi ha illuminato, nel senso che è bellissimo. Vorrei che, insomma, che lasciare a te la parola, perché, insomma, questa idea è un'idea davvero molto innovativa, devo dire, anche di diffusione, come dire, della letteratura, no? Allora, in Asai, nella sede di Porta Palazzo Aurora, abbiamo aperto l'anno scorso una biblioteca di comunità, e questa biblioteca di comunità è aperta a tutti, al territorio ma anche alla città. Abbiamo pensato però di fare un'attività artistica e culturale che porti la biblioteca fuori dalle mura e nelle strade, e come? Organizzando un laboratorio di cosplay letterari, per cui gli attori e le attrici di Asai, che sono circa 40, sono andati tutti in biblioteca, hanno scelto un libro che va da Geronimo Stilton fino ai Fratelli Karamazov, per cui c'è una vastità, un'escursione, veramente di titoli enorme. Un'escursione letteraria enorme, diciamo, da Geronimo Stilton a... perché noi siamo 40 diversi, tutti, certo, e 40 diversissimi per età, per formazione, per abilità, per cui ciascuno ha scelto un libro con il piacere di leggere, e stiamo facendo un laboratorio di costumi, perché i cosplay sono proprio dei costumi, certo, che possono rappresentare la copertina, il titolo o il personaggio, e poi la consegna per gli attori è di raccontare quel libro in 2 minuti, ma non dal punto di vista della trama, adottando un punto di vista che non sia appunto quello della sinossi, ma particolare, per cui voi vi ritroverete per le strade di Torino e incontrerete 40 libri disposti ad aprire le loro pagine per poi invitarvi nella biblioteca di comunità o in qualsiasi biblioteca o in qualsiasi libreria, purché si legga e ci si scambi belle storie. Questo ben oltre il carnevale, diciamo, mi viene da dire, no? E qual è la risposta dei partecipanti, diciamo, per adesso, insomma, qual è quel tipo di coinvolgimento dei partecipanti? Perché, diciamo, è davvero molto innovativo. Quando si parla di progetti innovativi, diciamo, dove la cultura incide, diciamo, sulle persone, io credo che questo sia davvero molto innovativo. Qual è la reazione, diciamo, dei partecipanti a questo laboratorio? È entusiasmo allo stadio puro, nel senso, stato puro, perché immaginati, hanno fatto una commissione costumi dove c'è una persona responsabile che fa i bozzetti, ognuno ha la sua scheda, chi si occupa invece appunto di tenere l'elenco dei libri, chi si occupa magari di accompagnare le persone che hanno più difficoltà nella lettura a voce alta, per cui anche i ragazzi tra di loro, ragazzi che vanno dai 16 agli 80 anni, si aiutano, si sorreggono, si scambiano delle competenze, delle abilità, perché poi c'è da leggere, ma c'è da scrivere, c'è da recitare, da andare al balun a trovare dei vestiti usati che possono essere utilizzati, certo, perché siamo poi in un'economia circolare, perché per cui niente si compra e tutto si riutilizza, per cui ha degli obiettivi che sono trasversali, a me piace sempre ribadire il fatto che, come lo diceva Rodari, la cultura è gioiosa, udite udite, la creatività è un processo gioioso. Stiamo anche facendo un altro percorso sempre di avvicinamento alla lettura per coinvolgere anche i genitori nella lettura. Siamo partiti dalle vecchie favole al telefono di Rodari e ci abbiamo lavorato su e abbiamo fatto delle favole al WhatsApp che poi si potranno essere scannerizzate col QR code e mamme, bambini dei centri aggregativi, ma mi vengo a dire di tutte le parti d'Italia, potranno scannerizzare queste favole al WhatsApp e ascoltarsene insieme la sera prima di andare a dormire. Che meraviglia, le favole a WhatsApp, quando, insomma, come dire, la creatività diventa veramente uno strumento meraviglioso anche di crescita. Allora, insomma, io ve l'avevo detto, insomma, voglio ricordare anche che l'anno scorso all'interno della versione del sabato di Almeno Due Pagine al Giorno avevamo fatto una bellissima puntata con Paola intorno al suo romanzo Confessioni audaci di un ballerino di liscio, pubblicato da Baldini Castoldi nel 2017, che vi suggerisco di recuperare nella sezione, diciamo, dei podcast
podcast della nostra trasmissione, e vi suggerisco anche di recuperare anche gli altri romanzi, come detto poco fa. Intanto, allora, Paolo, noi siamo in coda a questa conversazione. Ti ringrazio molto per il tuo tempo, per averci dedicato il tuo tempo e averci raccontato questo progetto di Adotta uno scrittore, ma anche di altri del tuo lavoro. Grazie ancora, e allora alla prossima, spero anche presto. Paola, grazie ancora. Grazie a te, a voi, e viva le storie!